La situazione pandemica della provincia e della città di Brescia si è aggravata. La Leonessa d'Italia risulta da giorni la seconda città più colpita dai contagi. L'andamento preoccupa soprattutto la provincia, in particolare la Francia Corta. Anche gli ospedali cittadini hanno cominciato a registrare un incremento di ricoveri. Sono 707 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 3.857 nell'ultima settimana, con una media di 552 casi al giorno, in crescita del 2,4 sui 7% giorni. Se un territorio ha più di 250 contagi settimanali per ogni 100.000 abitanti, dovrebbero scattare dunque le restrizioni più pesanti. I dati sono all'attenzione del CTS nazionale che farà valutazioni a breve. L'ipotesi più plausibile è che si passi da zona gialla ad arancione, anche se la decisione non spetta all'amministrazione comunale, che adotterà misure più restrittive nel fine settimana per arginare soprattutto il flusso di gente sabato pomeriggio. Se Brescia Zona Gialla, il primo cittadino, sta valutando di limitare la vendita di alcolici nel centro. È una situazione che evidentemente preoccupa, i numeri sono in crescita, eh, lo sono in linea di massima su tutta la provincia, con alcune zone particolarmente eh, in crescita. E quindi è evidente la nostra preoccupazione oggi abbiamo parlato di questo se si va avanti così soprattutto i giorni complicati vediamo che sono il sabato dovremmo essere più rigidi nell'applicazione ulteriori delle norme chiedendo anche una maggiore attenzione da parte delle forze di polizia per presidiare il territorio oggi il presidente della regione Fontana ha inviato i dati aggiornati alla, a Roma dove dal punto di vista scientifico daranno lettura dei dati e indicazioni per un eventuale cambio di eh, colore di zona che ci pare a questo punto inevitabile, devo dire anche che ci ha sorpreso rimanere con i numeri che abbiamo in zona gialla anche durante questo fine settimana.